Sì, un punto di situazione, ma che è rivolto a far sapere alla gente della città e della provincia di Agrigento che stiamo lavorando. Loro poi sono in grado di dire meglio di noi se stiamo lavorando bene. E noi però siamo consapevoli che possiamo rendere sicurezza a tutti e soprattutto poi nei momenti più significativi. Adesso ci avviciniamo alla Pasqua, i dispositivi di controllo del territorio sono stati messi a punto, unitamente anche ovviamente alle altre forze di polizia. Ritengo che bisogna dare anche la giusta attenzione alla sicurezza stradale. Il movimento, diciamo, di veicolare sulle nostre strade deve avvenire in termini e in condizioni di sicurezza. Purtroppo le nostre strade non sono messe bene e quindi chi può fare la differenza facendo sì che non avvengano incidenti è soltanto l'uomo, è soltanto il conducente, soprattutto quando si ritiene di andare di fretta, bisogna essere ancora più prudenti e noi invece dal nostro punto di vista, cioè come forze di polizia, dobbiamo controllare che automobilisti, motociclisti, se mi consentite anche pedoni, si muovano nel rispetto delle norme del codice della strada. I reati che comunque non tendono a diminuire sono proprio i furti di rame, i furti in abitazione, le rapine e gli atti intimidatori. Noi stiamo valutando, appunto, abbiamo valutato le aree in cui se ne verificano di più per essere più presenti su quelle aree e quindi provare, appunto, a ridurle il più possibile. Nessun elemento ci fa ritenere che la mafia sia stata completamente sconfitta. La mafia ha avuto ovviamente delle perdite, ha avuto dei colpi, ma è sicuramente viva, è capace di mimetizzarsi, la si può assolutamente combattere in maniera adeguata se c'è la collaborazione della gente, in particolare di coloro che hanno intimidazioni o richieste di pagamento. Quando più si denuncia, più si dà la possibilità alle forze dell'ordine, all'autorità giudiziaria di combattere la mafia. Gli organi di informazione hanno evidenziato chi era il capo della polizia, il direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Manganelli. E noi l'abbiamo sempre saputo e adesso quindi ci stiamo accorgendo di chi abbiamo perso. Però ci consola un dato. Ovvero che ciò che ci ha insegnato, anche con l'esempio, anche nel periodo in cui ha combattuto con la malattia, ci può essere di riferimento per il nostro lavoro quotidiano e dobbiamo quindi fare quello che lui ha sempre voluto per onorarne la memoria. Alle 7 devo chiamare. Eccoci. Sono assolutamente, essendo pure. Faccio questo esempio perché, per esempio, nel passato.